Gli inglesi si chiedono quando la Spagna, l'Italia e la Grecia abbandoneranno finalmente le inutili regole Covid. È tempo di vacanze per i britannici, circa 10 milioni, molti hanno evitato la Spagna, molti altri preferiscono evitare anche Italia e Grecia a causa del Green Pass, ce ne parla nel servizio. Simona Sieda. Gli inglesi vedono nell'Italia, la Spagna e la Grecia tra le loro mete di vacanza preferite, ma sfortunatamente queste tre nazioni sono le uniche che ancora applicano delle regole Covid che altri paesi ritengono oramai inutili. A chiedersi quando le tre nazioni abbandoneranno queste regole è anche il Telegraph, che in un lungo articolo analizza la situazione per le vacanze di Pasqua. Molti britannici hanno comunque prenotato le vacanze in questi tre paesi, ma non tutti possono farlo. In un evento stampa la scorsa settimana, l'ufficio del turismo spagnolo ha parlato con la sicurezza dell'anno a venire, con il numero di visitatori, dopo due anni di pandemia, che dovrebbe toccare i livelli pre-Covid. La Gran Bretagna, il più grande mercato turistico di origine del paese, sarebbe la chiave per la ripresa. C'è solo un problema evidente. Con milioni di britannici che stanno per partire per una fuga di Pasqua e altri milioni che stanno cercando gli ultimi biglietti per le vacanze estive, la Spagna rimane uno degli ultimi bastioni europei delle restrizioni ai viaggi di Covid. Allo stato attuale, gli adulti britannici devono aver ricevuto due dosi di vaccino o, se il loro secondo vaccino è stato più di 270 giorni fa, tre se vogliono andare nel paese iberico. Il Ministero della Salute spagnolo ha confermato che le norme attuali rimarranno in vigore fino al 30 aprile, ma non vi è alcuna garanzia che questa data di scadenza non venga nuovamente prorogata. Poi rimangono restrizioni significative anche per l'Italia e la Grecia. Il Telegraph avverte i britannici che l'Italia utilizza ancora il Super Green Pass, che certifica la vaccinazione completa o la guarigione e che serve per accedere a ristoranti e bar al coperto, hotel, musei, centri culturali, impianti sportivi e stadi, piscine, centri benessere e impianti di risalita, e anche per partecipare a matrimoni. Queste regole rimarranno almeno fino al 30 aprile, così come le rigide regole italiane sulle mascherine. Tutto quello che viene fatto in vacanza è di fatto vietato a chi non ha il Green Pass. Le restrizioni della Grecia sono simili, con test per arrivi non vaccinati, passaporti Covid nazionali e regole rigide sulle mascherine. Sembra proprio che almeno per Pasqua i britannici andranno in qualche altro paese. Simona Sieda per Italy Today UK.